Clicca su iTunes. No, non aggiornamento, nulla. Togli questa finestra, mettiamo proprio iTunes, facciamo vedere che si sincronizza e compare. Quella gialla. Ok, non sei tanto pratico di Mac, eh? Ecco iTunes, No, l'ho appena comprato. eccolo qui il mio telefono. Non c'è il firmware mode, non c'è l'email. Ripristino. No, aggiorna, fai aggiorna, fai aggiorna. Aggiorno. Allora, che fa? Aggiorna. No, no, aspetta, aggiornamento non lo voglio. E stacca e riattacca un attimo il filo qui, perché dovrebbe sincronizzarsi, capito? Per poter ritornare il signor email. A meno che adesso non è proprio. Chiudi quella finestra. Ah, lo già riconosce il mio, nulla. Vai sul mio telefono. Che dice? Numero di serie. Proviamo a cambiare pagina e tornare indietro. Fai indietro e poi vai avanti, che piacere. Ok, vediamo se c'è. Ah, è sparito proprio adesso l'email. Non torna più. Però prima abbiamo fatto Aspetta, configurare come nuovo iPhone. sincronizza, devi fare, eccolo lì sotto, per piacere. Fai sincronizza e dovrebbe ricomparire l'email. Era così che abbiamo Sì. fatto. Che dice? Posso sentire l'Apple di Ma provare grazie, quello vedi che si che faccia gli affari suoi. Ha fatto la sincronizzazione? Torna un po' indietro e poi avanti qui sul telefono. Non c'è, attiva. Però non ha fatto la sincronizzazione. Cioè non Riprova. è partita, ecco, adesso no. È una cosa veloce. Ecco, adesso sta sincronizzando. Quindi torna indietro e andiamo avanti, forse adesso ricompare l'email. Vediamo un po'. Ahia, no. Aspetta, però qui adesso manca più che altro il wifi pure. E forse è per quello che non riparte, sai? Può darsi. Ma comunque, fermiamo un attimo e proviamo a raddrizzarlo, se c'hai un attimo ancora di tempo. Dopodiché andiamo a vedere se manca qualcosa vicino al wifi e lo sistemiamo. E quindi rimettiamo pure a posto il wifi. Allora, siamo nel mese di maggio, corso di maggio, è iniziato il 16, siamo ormai a venerdì, come leggete, 20 maggio, 18:43, e con il nostro alunno. Matteo. Ciao Matteo. Allora, Ciao. abbiamo fatto un precedente video che metteremo in capo di questo, in cui abbiamo fatto vedere che tu hai lavorato su questo iPhone 4S. Su che cosa hai lavorato? Ho lavorato sulla baseband e sul modulo wifi. Ok, questo funzionava, abbiamo visto, no? Sì. Era completamente funzionante e questo buco qui, siccome fa caldo, l'ho fatto io, giusto? Sì. Ti ricordi anche perché? Perché sono testardo. Perché non l'ha tolto Ho voluto fare una dalla saldatura sua senza scocca. smontarlo, vabbè, però tanto è mio, quindi e me lo gestisco io. Ci fai vedere dove sta la baseband su cui hai lavorato, per piacere? Allora, la baseband su cui ho lavorato sta qui. Quella non serve per la baseband, ma è il chip che attiva la baseband, giusto? Sì. L'hai tolto per vedere che scompariva che cosa? Il firmware modem Quindi non c'era più l'email, giusto? e email, ovviamente sì. E Dopodiché l'hai rimessa e l'email. Poi come per magia è tornato. abbiamo fatto un video in cui perfetto che non c'era più né l'email né. E né il wifi. L'abbiamo fatto apposta per L'abbiamo scomparire fatto il wifi. apposta, sì. Cosa abbiamo fatto in pratica? Chip, Abbiamo dissaldato il modulo no? chip wifi. Sì. E Sì. wifi, ciao. Wifi non Quindi riprendeva a è stata una funzionare. sfida È perché stata una dobbiamo sfida. imparare a rimettere il chip di wifi. Cosa hai fatto quindi nella giornata odierna, Nella venerdì? giornata odierna, dopo aver rimesso un nuovo chip wifi, sono andato a dissaldare e risaldare questa piccola, che cos'è? Induttanza Induttanza bianca che gestisce che anche lui il wifi, gestisce il no? wifi, sì. Quindi abbiamo messo intanto un chip nuovo che resiste a che Alle cosa? alte temperature. Quindi è particolare, Quindi è no? particolare, può Sì. essere un po' più stressato degli Sì, altri. e quindi dovrebbe non guastarsi più perché il difetto del 4S è proprio perché il chip originale dell'Apple era, Si diciamo, risaldava con sensibile, sì, molto molto sensibile sia sensibile alle alle temperature. basse che alle alte temperature, no? E quindi spariva il wifi. Tu invece, guidato da me, guidato anche dal maestro qui accanto, il Certo, signor Claudio, ovviamente. hai tolto il wifi, hai ribollato tutto con la santa pazienza, per quante volte l'hai fatto? Scusa. L'ho saldato e risaldato 6 volte, 7 volte, credo. 6 volte. Poi alla fine ho detto, ma perché non andiamo a mettere con le alte temperature? L'abbiamo messo, quindi santa pazienza l'hai Per la fatto, ma non ottava c'era volta il wifi. non c'era ancora il Alla wifi. fine abbiamo avuto l'intuito di mettere quella bella induttanza bianca e Sì, facci vedere il risultato, grazie. toglierla e rimetterla. Allora, eccoci qua, sta accendendo. Poi il dock l'ha messo perché io l'ho cotto, colpa mia. Allora, vediamo un attimino se finalmente il wifi c'è.
Eccolo qui. Hola, si attiva. E vede una rete, solo una. Sei già connesso? Vabbè, l'antenna è attaccata? E L'antenna si è attaccata. manca anche quella sopra per potenziare, no? Ti ricordi che quella che sta Sì. sopra anche fa da antenna. Quindi il Un metro wifi, più là la sei il trovavo. primo alunno, sai, che mi ha fatto ricomparire il wifi. Ecco, pure Eccola. Mignanelli, questo è mio fratello, non sono io, sì, c'ha il suo wifi personale. E, che mi ha riportato in vita un wifi, gli altri lo sventravano. Ciao Stefano, dico di Fantastico. Stefano, anzi, ciao caro, e altri. Purtroppo si va avanti, non nella vita. Oltre a questo, mancava il firmware modem, perché nel video precedente Sì. non c'era né firmware modem né email. Ci fai vedere se finalmente ci sono? Allora, vabbè, il phone è mio, eccolo qua, anche l'email. Quindi il nostro Matteo ha riportato in vita completamente, perché mancavano due cose importantissime, no? Sì, Cioè, molto buono. senza wifi diventa un iPod, e senza email manco telefoni, Diventa manco ancora peggio, niente. quindi non ha manco più un telefono, niente di niente, ed è stato in grado di riportarlo in vita. Ti senti soddisfatto? Tantissimo. Eri un Dopo po' che ci ho scocciato però combattuto prima, eh? per un giorno, ero un po' stavo gettando la spugna, sì. Quindi eri un po' scoraggiato, però poi alla fine la tua, diciamo, caparbietà, il tuo coraggio ti ha premiato, no? Va bene, questo è un successo targato Matteo. Matteo, buonasera a tutti! Ciao.